Bene, signori, come vedete dal tabellone, dal 28 mi pare, il primo giorno è il 28, avete ragione, 27, dal 27 entra in vigore la nuova continuità territoriale, la tanto discussa, criticata, forse anche osteggiata continuità territoriale, che porta a questo tipo di risultato. Vedete la differenza tra le vecchie e le nuove tariffe e potrete notare che se andiamo avanti ancora di una diapositiva, ecco qua, per esempio, qua siamo su Cagliari, Cagliari-Roma. Su Cagliari-Roma potete notare che c'è una differenza assai significativa per quanto riguarda i non residenti, ma c'è, e questo non è solo per il Cagliari-Roma, vale anche per le altre tratte, c'è una differenza anche per i residenti, nel senso che, come avevamo annunciato, pagheranno meno sia i residenti che i non residenti. I residenti rispetto a quello che era il prezzo della tariffa della continuità territoriale prima, vedete, un Cagliari-Roma oggi per i residenti costa 145 euro, naturalmente stiamo parlando del prezzo finito, quindi con tasse aeroportuali, perché in realtà il prezzo, il nostro prezzo del biglietto sono 45 euro da Roma, su Roma, 55 euro su Milano. Quindi i due valori sono 45 e 55. Poi a questo si uniscono, si devono aggiungere le tasse aeroportuali e c'è questo incremento. Però, come vedete, abbiamo una decina di euro, più di 10 euro, comunque una decina di euro di media in meno come prezzo per i residenti e un prezzo altrettanto basso, con una piccola differenza, sempre per via dei meccanismi delle tasse aeroportuali per i non residenti. Questa è semplicemente una simulazione, naturalmente, una delle mille, l'abbiamo fatta solo per semplificare e dimostrare quale sia la differenza. È una nuova formula nella quale noi crediamo molto. Noi pensiamo che questa formula possa veramente attrarre visitatori, possa veramente attrarre turisti. Oggi nel mondo il turista medio si muove facendo un'attenta comparazione delle tariffe. Vengono utilizzati, voi lo sapete, lo facciamo tutti, vengono utilizzati dei programmi appositi e tutti quanti noi siamo abituati a incrociare le varie offerte per tener conto di quella che è la migliore fra tutte. È evidente che se andate a vedere il prezzo principale, il prezzo iniziale per i non residenti, c'è una bella differenza tra 307 euro e 139 euro, ma di più, i 307 euro è una simulazione che è stata fatta, come dicevo, una su mille, ma ci sono dei momenti in cui quei 300 euro diventavano anche 400. A seconda dei periodi, a seconda delle giornate, a seconda del tempo prenotazione rispetto al volo. Quindi quando andiamo a vedere un prezzo di 400 euro, attenzione, sto parlando di 400 euro solo di una tratta, e quindi diventa 400 più 400. Noi abbiamo un caso di un Cagliari-Milano, ho fatto ad agosto, una prenotazione fatta ad agosto, ha fatto il mio direttore generale all'ultimo minuto, 390 euro una tratta. Quindi significa che quel valore era soggetto a oscillazioni in funzione della politica di prezzi delle compagnie aeree. Non c'era nessun vincolo, nessun limite, e quindi la leva del prezzo veniva utilizzata per fare i numeri, per fare gli utili. Io credo che sia giusto che le imprese che fanno trasporto aereo facciano utili, sono imprese, devono vivere sugli utili, ma ci sono due modi per farli. Uno è giocare sulla leva prezzo, l'altro è giocare sulla leva quantità.